Dati i contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. Il mistero dei bambini di Rebiribo 00, capitolo 47. Mi svegliai con un mal di collo atroce e con le guance ruvide per via delle lacrime. Erano le 6:34 di pomeriggio. Cazzo, così tanto ho dormito. Mi svegliai e mangiai una mela, presi un succo alla pesca e in 2 secondi l'avevo già finito. Boh, di Est e Sara nessuna traccia. Decisi di andare a vedere dove si erano cacciate. Entro in camera mia, ma Est non c'è. Delle urla attirarono la mia attenzione, provenivano dalla stanza di Sara. Mi misi a correre ed aprì la porta con violenza. Teo, ma che stai facendo? Ho sentito delle urla. Stiamo guardando un film horror e all'improvviso è sbucata questa tizia che aveva una faccia veramente inquietante e quindi ci siamo messi ad urlare. Oddio, mi sono spaventato a morte. Scusaci tanto. Che film è? Boh, non ricordo bene il titolo. Sdraiati e guardalo con noi. Mi sdraiai di fianco ad Est ed iniziai a guardare lo schermo. Odio questo film. Non ha senso. Se una persona vive a casa da sola e sente dei rumori, cazzo, scappa. E invece no. Dice, c'è qualcuno? Oh, chi sei? Non ha senso, perché se abiti da sola non ci potrà mai essere nessuno che tu conosca. Quindi, cogliona, scappa di casa. O se no, c'era un pezzo dove sentiva ancora dei rumori avvicinarsi verso di lei. E lei cosa fa? Non è che magari prende qualcosa che potrebbe usare come arma, no. Si mette sotto le coperte, come se le coperte la proteggessero. Finalmente è finito questo film. Dai, papi, era carino. No, piccola, faceva schifo. La protagonista sembrava rincoglionita. Tutti e tre andammo in cucina per preparare qualcosa da mangiare, quando ad un certo punto bussarono alla porta. Arrivo!